Salve a tutti. Oggi ho il piacere di annunciarvi che i vitalizi hanno i giorni contati. L'ufficio di presidenza di Montecitorio, che come sapete è guidato da Roberto Fico, a tempo di record ha dato mandato al Collegio dei Questori di predisporre la delibera per cancellare i vitalizi. Il Movimento 5 Stelle mantiene le promesse. A distanza di un mese dalle elezioni abbiamo già dato il via libera all'abolizione di questo privilegio, confermandoci una forza politica concreta, credibile. Ora, come questore anziano, assicurerò che la delibera sia tempestivamente sottoposta all'approvazione definitiva della Camera, perché non è accettabile che si spendano ancora 200 milioni l'anno per pagare 2.600 vitalizi, con importi medi di 5.000 euro, quando la pensione minima per i cittadini è di 500 euro appena. Cancellare i vitalizi è anzitutto una questione etica, perché serve a sanare un'inaccettabile ingiustizia sociale. Non va sottovalutato nemmeno il piano economico, perché si risparmierebbero 76 milioni l'anno con questa delibera, 350 milioni a legislatura, soldi che vengono sottratti alla politica per essere restituiti ai cittadini. Nella scorsa legislatura si è sprecata una grossa occasione con la legge sui vitalizi, che è stata affossata in Senato, e il Movimento 5 Stelle intende seguire il percorso più incisivo, quello della delibera del Collegio dei Questori, sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza. Quindi lavoreremo a ritmi serrati, con determinazione, senso di responsabilità. Non ci saranno più assegni d'oro per i parlamentari, è la fine dei privilegi. Non è solo una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma di tutti i cittadini, è la vittoria della democrazia. Il Parlamento deve essere la casa degli italiani e non più il fortino della casta. Vogliamo avvicinare le istituzioni agli italiani, i politici al paese reale, ricostruendo un rapporto tra Stato e società. Abbiamo partecipato, abbiamo scelto e adesso cambiamo l'Italia.